Leone Caravan, grazie, grazie, grazie per darmi la possibilità di vedere assieme a tutti voi questa LMC Sassino 390K. Diciamolo subito, l'unica cosa che non mi piace Star Roulotte è il nome, Assassino. Cioè, per favore, cambiatelo. Ma, a parte questo, vedrete che è una caravan di cui bisogna parlare. Bisogna parlare, bisogna urlare le peculiarità che ha. E iniziamo subito dall'esterno. Veloci, veloci, ci sono alcune cose che ci dobbiamo ricordare. Number one, i fari. I fari della Ella... non è uno scherzo. Allora, ogni costruttore mette dei fari propri, eccetera. Questa tipologia di faro è super diffusa in tutta Europa. Significa che ovunque io vado, non devo andare per forza dal concessionario di quella marca, sperando che non sia chiuso per ferie, ordinarlo perché mi si è rotto il faro, che sennò la polizia mi vede e poi mi dà la multa, bla 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 bla. Ma lo trovo facilmente in tutti i centri ricambi. Questo è un punto di vantaggio che non è proprio da tutti, cioè ce ne sono alcuni che si trovano facilmente, altri no, questo è uno di quelli che si trova facilmente in giro e quindi segniamocelo. Altra cosa, parete a buccia d'arancia. Parete a buccia d'arancia significa che regge meglio le dilatazioni termiche e poi è vero che la polvere si annida e quindi sembra sempre un po' sporca. Ma è vero anche che basta una buttata di acqua calda e la parete anche dopo 10 anni torna come nuova. Quindi ha il vantaggio di reggere meglio le asperità del tempo. Altra cosa, la giunzione della parete in alto deve essere, in alto. Perché deve essere in alto? Perché siccome il 70% delle ammaccate le prendiamo quando piazziamo le roulotte in campeggio con i rami degli alberi, se è qui in alto, il pezzo di parete che devo sostituire è più piccolo, quindi costa di meno. E siccome non c'è neanche da togliere finestre e cavoli vari, perché come vedete è una fascia unica e piccolina, mi costa anche meno. Per cui già ho fatto l'errore di ammaccarmi la mia roulotte, almeno quando vengo da Leone Caravan per farla riparare, è una sciocchezza, non deve costarmi chissà quanto. Ultimo ma non ultimo. La luce che non è sopra la porta ma è a lato, così d'estate non ho tutti i moscerini, tutte le zanzare che mi entrano quando entro. Che poi una volta io sono stato da un importatore che gli dico: ma scusa, perché la luce la mettete là? Non mi puoi rispostarla? Mi fa: ma tanto c'è la zanzariera. Sì, perché io poi d'estate passo attraverso la zanzariera. Ah, boh. Porta scuderia, cioè antifurto, cioè significa che oltre ad essere molto pratica, ha anche il vantaggio che io, se sono in autogrill in Francia, dove i ladri la notte festeggiano, io la chiudo, la sgancio dall'interno e dall'esterno non so se è sganciato o no. Quindi il ladro non la apre, passa al camper, alla caravan successiva che ha la porta intera, perché ha paura che sia sganciata dentro e quindi aprendola si apre solo la porta superiore. Chiaro? E adesso ci causa, entriamo. Bella, ma guardate chi c'è, ma guarda, oh, uno viene qua, buongiorno signora. Mi ha messo comodo. Esatto, veramente, scusi se la disturbiamo, non volevo disturbarla. Ah, no, sta studiando LMC. Stavo studiando l'LMC, sì. Perfetto, quindi adesso mi potrà aiutare, gentilmente, se... sbaglio qualcosa o se c'è qualcosa da aggiungere, correggimi cortesemente. Allora, iniziamo col dire che non è una caravan normale. Perché? Perché qui alla LMC hanno detto: pensiamo a una caravan non costruita in economia, quindi senza risparmiare sulla qualità, ma per una famiglia che non vuole spendere chissà quanto, ma vuole qualcosa di concreto, qualcosa di valido, qualcosa dove se io spremo è tutto succo e poca buccia, giusto? Ecco, quindi questa è una caravan tutto succo e poca buccia. Quindi, per esempio, iniziamo proprio dai pensili, che è una cosa particolare, perché i pensili sono profondi, ok? Hanno il bordo che evita di far uscire le cose, e questa è una cosa rara, perché ci sono caravan che ce l'hanno, ma andate a vedere, c'è anche chi non ce l'ha. E soprattutto ha questo spazio, che è incredibile, perché quando si dice
tutto succo. Allora, se noi guardiamo la dinette qui, una dinette ampia per 4 persone, quanto è destinata a Starlock? O 5, perché si può ordinare col tripletto a castello. È comunque una signora dinette. Io questa me la vedo anche su una ruota a 8 metri. Sì. E vedete lì davanti, c'è proprio lo spazio perché i bambini possano mettere i loro giocattoli, i loro libri di scuola, eccetera. Poi quando parto, dove cavolo li metto all'ultimo momento? Ecco lì. Cioè il pensile, sia di qui che di là, ha questo spazio, che è uno spazio di emergenza. Cioè all'ultimo momento uno prende le cose e le mette lì. Che è intelligente in una maniera esagerata. Le cerniere non ve le faccio neanche vedere. Ma sì, va, ve le faccio vedere perché sono bravo. E sono delle cerniere veramente di grande qualità. Quando io dico che qui il prezzo è veramente centrato, perché se pensiamo alla qualità di sto prodotto, cioè ragazzi, io non volevo farvelo vedere, ma ha delle cuciture rinforzate, sta roba. Cioè i cuscini hanno le cuciture rinforzate, tappezzeria, la ringrazio, realizzata con materiali riciclabili in PET, dove PET è P.E.T. non PET scritto come animale, perché non è organizzato. Poi, voglio dire, anche le sue cose tipo l'attacco per la televisione, ma sotto il riscaldamento a truma troviamo l'armadio number one. E di questo armadio, ragazzi, cioè, adesso massima attenzione. Oh! Svegli, perché adesso vi faccio vedere una cosa che spacca. Chiaro? Cioè, quando... Oh, statemi attenti. In bagno ci andate dopo, adesso attenti, attenzione, state attenzione. Uno apre, tac, c'è la luce, lo vedete? Questa luce qua, che, visto? Cioè, ha il sensore, ma non solo. È una luce che è... Dov'è che è? È qua. È ricaricabile, eccolo qua. Cioè, ha il cavetto anche, perché si può ricaricare. Chiaro? Cioè, questo per dire... Gennaro, dov'è che hai messo la pila? Non me lo ricordo, la prendo da qua, eccola qua. Chiaro? E si può ricaricare. Cioè, geniale come poche. Questo, quando io dico le cose... Adesso la lascio qua, perché... Anzi, qua, perché non mi ricordo come si fa a rimettere, ma tanto ci pensano loro. Leone caro. Adesso, altra cosa, perché qui abbiamo un frigorifero a colonna, che peraltro è la versione a compressore. Ora, voi mi direte, ma se c'è l'armadio, se c'è il riscaldamento, se c'è il frigorifero... Dov'è tutto il resto? Ma infatti la magia di questa roulotte sta nel fatto che sono riusciti a, in poco spazio, a mettere tanta di quella roba, ma tutta giusta, tutta bella. Cioè non hanno fatto quelli che, oh, io adesso arrivo e poi si scopre perché non hanno capito niente di caravan. Altra cosa, l'oblò, quello centrale, non è il classico, perché se vedete gli manca qualcosa, ma qualcosa in più. Ah, la scanalatura qua, la scalinata, questa è una scalinata vera e propria, per poterlo aprire senza l'ausilio degli ammortizzatori. Siccome gli ammortizzatori sono molto belli, ma io ti dico che quando vanno cambiati ci si fa male, costano un'esagerazione, in quella maniera uno lo apre gradualmente all'altezza che vuole e poi non c'è da cambiarli. Cioè, chiaro, perché? Perché un padre di famiglia, una madre di famiglia, non è che i soldi li vanno a rubare. Allora, se io posso fare una, se posso ottenere una soluzione che mi agevola, perché a parità di prezzo di oblò, ho un oblò senza ammortizzatori, che quindi mi si apre e mi si chiude in maniera tale da non inficiarmi in una spesa ulteriore, perché no? Capito quando uno dice che ci hanno pensato sta cacchia di caravan? Cioè, non è una caravan normale questa. Perché se devo fare, prendere una caravan normale, andavo da chiunque, sono venuto alla Leone Caravan, perché questi ragazzi qua ci pensano, cioè, fanno le cose un minimo di raziocinio, allora andiamo a provarle. Altra cosa, minimo di raziocinio, qua sopra vedete che c'è questo spazio che trovate, troviamo anche qui, per esempio in cucina, sono feritoie per far respirare, perché l'ambiente comunque è piccolo. E quindi cosa succede? Che se qua mi mettete i maglioni sudati la sera, la mattina c'è una puzza incredibile. In quella maniera la puzza non c'è. Chiaro? L'odore di stantio, quello che si sente, non c'è. Chiaro? Oh, continua a seguire, eh? Allora, poi, triplo fuoco, qui cosa vogliamo dire? È normale, cioè una cosa tranquilla. Lavandino più stretto, perché ovviamente i centimetri sono quelli che sono, così hanno anche rilevato un piano d'appoggio, però diciamo che
la cucina è la parte meno interessante. Perché? Perché è la parte più, diciamo, ordinaria. Ecco, vedete, c'ha il cassetto con gli attrezzi, qui per metterci le pentole, le bottiglie di olio e tutto quanto. C'ha quest'altro spazio, diciamo che però è la parte più pensata, è una parte pensata comunque, ma diciamo che è più ordinaria. Anche qui ha una presa alla feritoia per l'esterno, per far respirare anche questa parte, e anche qua ha questo rilievo che serve per fermare la caduta di alcune cose. E devo dire che anche in questo, si vede le cerniere che sono buone, anche in questo caso devo dire che quel bordo non tutti ce l'hanno, per cui iniziamo a pensarci anche lì. Ma andiamo avanti, il bagno, perché vi faccio vedere che è una cosa. Allora, il bagno è un esercizio di regolarità, è un bel bagno, ha il WC Thetford con lo sciacquone, il lavandino che è bianco, non è satinato, quindi, perché il lavandino satinato fa tanto figo, ma poi alla fine, sia quando lo si pulisce, sia quando non lo si pulisce, sembra sempre sporco. Invece quello bianco, almeno quando è pulito, si vede che è pulito, quando è sporco si vede che è sporco, per cui è molto meglio, no? Di quello satinato. Ha il legno, ha la pedana in legno piccola, perché e con la tenda, perché ci si può fare la doccia d'emergenza d'inverno quando ci sono meno 5 gradi. Inutile che uno dice ma io la doccia me la faccio nei WC in campeggio. Sì, bravo, raccontamelo quando fuori ci sono meno 5 gradi e ti puzzano le ascelle. Allora ti fai la doccia qua, cioè nello spazio piccolo. La doccia d'emergenza si può fare, e anche con un gran comfort, devo dire. Ma è veramente una roulotte, guardate. Allora, l'armadio, eccolo qua. Allora, avete visto, ricordiamoci, c'è un armadio davanti e uno dietro. Cioè, il problema vero è che quando vedete molte roulotte e quasi tutti i camper, hanno gli armadi che uno dice, ok, per i 7 nani la roba ci sta, ma Biancaneve dove la mette? Ecco, qua Biancaneve e il Principe Azzurro c'hanno la loro roba da mettere, più i bambini, perché sappiamo che qui 2 letti a castello, ma potrebbero essere 3. Cioè, i bambini non è che possiamo mandarli in giro nudi tutto il tempo. C'è qualcosa, cioè bisogna pur prendere per loro. Ok, allora Aldo, ho detto tutto, mi è mancato qualcosa da dire? Hai detto tutto perfettamente. Io invito tutti quelli che ci stanno guardando a venire a vederla, perché è stata anche per noi oggettivamente una sorpresa. Perché comunque una caravan di dimensioni comunque ridotte, che permette anche a chi per esempio ha il problema, tra virgolette, però sono le prime armi, troppo lunga, troppo corto, paura di trainare, ha la particolarità di essere 2,13 m contro i 2,30 m, ed è un vantaggio anche per il trasporto, ed è stata veramente studiata per dare comodità a 4-5 persone, anche perché Luca il letto a castello lì si può aggiungere, perciò si può avere eventualmente quella configurazione in 3 letti a castello. Stiamo parlando di una roda da 5 persone, di dimensioni oggettivamente contenute, ecco. Sì, e c'è l'ultima cosa che mi sono dimenticato di dire prima, ma la dico per ultima, perché così premiamo chi guarda il video fino all'ultimo. Dai. Allora, che il pavimento è in vetroresina. Pavimento lo buttiamo via? No, assolutamente. Completamente rivestito in vetroresina, vabbè, 12 anni di garanzia sulle infiltrazioni. E la particolarità di LMC è appunto pavimento in vetroresina, addirittura con la possibilità, lo potete vedere anche sul sito, LMC permette a tutte le caravan di avere in optional, addirittura si era visto in fiera Parma, il tetto sollevabile, dove addirittura su una caravan così diventano 3, 5, 7 7 posti. Oggi a meno di 7,40 m, 7,50 m, compreso il timone chiaramente, è difficilissimo riuscire a fare. La mia, quella che avevo prima, che aveva 7 posti letto, era lunga 9,12 m, timone incluso, 7,53 m senza. Esatto, quindi, no, per confermare quello che sta dicendo. Ultima cosa che è importante, i pesi. Questa caravan, nonostante tutto quello che abbiamo visto, nonostante la capacità, nonostante tutto quello che ci siamo raccontati, ha un pieno carico di 1100 kg, che è assolutamente un peso molto molto rispettabile, nel senso che spesso e volentieri non tutti hanno la SUV, la Gran Ciro, chi l'Audi piuttosto che,
è banalmente trainabile anche da una classica berlina, anche di una la Lancia Musa di mia moglie la traina. L'altra ce la fai? Sì, 1300. Esatto, perché il grosso problema oggi, soprattutto sul nuovo, è non avere la clientela con una macchina adeguata che gli permetta di viaggiare in sicurezza. LMC ha pensato alle versioni Sassino, che ovviamente ci sono anche dimensioni molto più ampie, con dei pesi decisamente ridotti rispetto alla concorrenza, perché 1100 kg, ripeto, sono per una caravan di queste dimensioni e di questi spazi, e con la possibilità di offrire addirittura famosi 5-7 posti, è imbattibile per come la vedo io, ecco. Perciò, e grande sorpresa. Una cosa, una cortesia, quando venite alla Leone Caravan a vederla, ragazzi, cioè, la prima cosa, sedetevi qua, perché non vi alzate, io capisco lui, cioè, non vi alzate più, giuro, non vi alzate più, ma dovete venirlo a vedere, perché se uno non si siede, non lo può capire. No. Cioè, io se fossi in voi, metterei fuori il cartello così, vuoi rilassarti su un assassino, 50 euro, mezza giornata, e uno si paga la 50 euro, viene qua, mezza giornata, un'ora. Mezz'ora e 50 euro e uno può venire. Per altri 50 possiamo però abbassare, trasformare in dinette, uno si sdraia. Uno si sdraia direttamente. Sì, fa la pennichella. No, veramente. Complimenti comunque. Grazie. Bravi. Ciao, ci vediamo alla prossima. Ciao, a presto, ciao. Grazie.